perché c'è un po' di delusione, no? Sì, sicuramente c'è un po' di delusione per come si era messa la partita, anche penso che siamo riusciti a sfruttare non in modo perfetto l'uomo in più, ci abbiamo provato, loro erano tutti dietro, una partita che magari andava controllata un pochino meglio negli ultimi 20 metri. Ecco, che intendi? Perché secondo me il Pescara, secondo noi il Pescara è mancato proprio lì, perché la palla l'ha avuta spesso, anche forse su 90 minuti, l'ha avuto 85 minuti tra i piedi, però poi solo il tiro in porta di Pontisso. Sì, infatti come dici tu, negli ultimi metri magari è mancata un po' di, siamo stati un po' frettolosi a volte è mancata qualche giocata, però ora il dado è tratto, quindi ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima partita, perché c'è poco tempo e quindi bisogna resettare tutto e ripartire forte. Al di là delle analisi che hanno fatto Matteassi e Auteri, la cosa che proprio diciamo è stata proposta da entrambi in maniera oggettiva è l'episodio finale, perché l'arbitro ha fischiato prima che toccasse il pallone Ferrari. Guarda, hai visto tu? Onestamente onestamente penso che sì, ci sia stato un errore abbastanza eclatante, perché voglio dire, abbiamo rivisto anche le immagini e Ferro ha stoppato la palla praticamente con il petto, quindi penso che il gol sia regolare. Siamo rimasti un po' tutti a bocca aperta, poi ti dico la verità, in questo momento andare a rimuginare su questo errore se è così è pesante. Assolutamente sì, è pesante. Abbiamo rivisto da video, quindi c'è poco da dire. Pescara che si allontana dall'obiettivo anche terzo posto con la vittoria del Cesena. Sicuramente il Cesena ha guadagnato due punti su di noi, però ancora mancano tante partite, siamo determinati e convinti che possiamo far bene, comunque la prestazione c'è stata. Come hai detto tu, abbiamo avuto il pallino del gioco, ci è mancato soltanto il raddoppio e più che altro abbiamo subito gol sull'unica mezza occasione che ha avuto